serata programmata da tempo, quando non si sapeva ancora come saremmo stati messi oggi, ma direi che siamo messi bene. O no? No? Non dite niente? Ce ne andiamo, in Serie A! Allora è arrivato secondo me il clou della serata, dove andiamo a dare il presente ai ragazzi che hanno raggiunto le 100 presenze con la maglia del Parma. Passo la parola a Gianluca Zurlini, se devi, tu sa come presentare, perché è bravo, è dall'85-86 che segue il coordinamento, quindi
conosce tutta la storia e conosce tutti noi. Quindi Luca, a te la parola. Bene, grazie Angelo, e innanzitutto insomma un ringraziamento a te e un ringraziamento a tutti i tifosi presenti qui questa sera per questa cena insomma di festa e di anche che diventa un doppio ringraziamento per questi ragazzi, per le 100 presenze con la maglia del Parma che adesso sono abbinate anche un traguardo storico e prestigioso, questo ritorno in Serie A è stato conquistato con il primo posto del Parma, così è tornato dopo tanti anni a conquistare una coppa che andrà a far parte della bacheca già ben fornita del Parma, e anche questo insomma è una bella soddisfazione. Allora noi abbiamo 3 dei 5 centenari, io farei prima un applauso per Amia Benedicia che purtroppo sapete ha avuto l'infortunio, quindi ovviamente quindi per la mancata presenza, ma idealmente è qui con noi ed è un giocatore che abbiamo tanto apprezzato in queste stagioni e in questi anni, anche nei momenti più difficili delle passate stagioni. È un in bocca al lupo naturalmente a lui, e il primo che chiamo non può che essere, ovviamente mi perdonano gli altri 2 centenari della maglia crociata presenti qui, ma è il capitano Enrico Del Prato. Acquistato la prima stagione, una stagione difficile, ma già ti eri fatto apprezzare e gradino dopo gradino ti sei conquistato anche la fascia di capitano, e quest'anno insomma questa stagione eccezionale che ha avuto un piccolo, così, una piccola prefazione si può dire lo scorso anno, ma poi il playoff non era andata come si sperava, quest'anno invece tutto bello, il trionfo e anche la compazzata, e poi questa piazza di domenica sera che credo che lo manterrai comunque nei ricordi della tua carriera. Sì, intanto buonasera a tutti, è un piacere per questa sera, ma già dal primo momento che sono approdato qua a Parma si è sentito subito il calore e l'affetto della gente di Parma, dei tifosi, e io come ho sempre detto, secondo me è stata un po' la chiusura di un percorso che è iniziato 3 anni fa con la retrocessione, poi si è interrotto, dopo è arrivato Mister Pecchia ed è proseguito poi quest'anno insieme a tutti i miei compagni, e finire così al primo posto conquistando poi un trofeo che non c'è mai stato nella storia del Parma è sicuramente qualcosa di bellissimo per noi, e bello per noi anche per donare, diciamo, condividere con la gente di Parma questo traguardo che è di tutti, e quindi vi ringrazio veramente. Alessandro Lucarelli, ma abbiamo avuto tanti capitani importanti, anche Cardone che aveva segnato un gol importantissimo, uno spareggio salvezza con il Bologna per rimanere in Serie A, ma insomma tanti capitani, la fascia di capitano Parma è sempre stato un po' tutte le squadre, ma qui a Parma ha sempre avuto un significato speciale, e tu hai come dire ridato il simbolo della fascia di capitano con le tue prestazioni e con anche soprattutto anche le prove in campo davanti agli arbitri, perché anche domenica che eravamo già promossi, però io avrei faticato a mantenere la calma di fronte a quello che ha fatto l'arbitro nel primo tempo, sinceramente. Sì, no, io come ho sempre detto è il primo anno, sono un ragazzo molto giovane che ha tante cose da imparare, e sicuramente ci sono capitani qua che sono passati che veramente hanno fatto la storia del club, del Parma, e quindi io posso solo che apprendere da loro, e cerco di lavorare con umiltà e di mettermi a disposizione della squadra, dei miei compagni, e basta. Sì, poi dopo le dinamiche da campo sono sempre particolari, bisogna sempre tenere l'attenzione e la mente fredda, diciamo, però è un po' il ruolo che si ha come capitano, ma si deve avere quando si scende al campo. Bene, allora, da tanti applausi per lui, naturalmente ma c'è un altro giocatore che è veramente stato importante quest'anno, e le sue 100 presenze sono importanti e simboliche, ed è Hernani. Bravo.
comunicazione con il trofeo che idealmente il centro di coordinamento regala ai centenari del Parma, e quindi è per Enrico Del Prato questo primo 100 che speriamo possa essere poi raddoppiato per, come numero di presenze, perché significherebbe insomma tantissima soddisfazione e tantissime giocate con la maglia ancora del Parma. Allora, ecco qua, poi anche la sciarpa nuova di Zecca, questa sciarpa fatta in 4-4-8 dopo, subito dopo la promozione e il ritorno in questa Serie A che avevamo lasciato 3 anni fa, ma che è un po' il nostro posto. E proprio ripartendo da quella Serie A, da quella brutta stagione, è tornato a Parma dopo 3 anni, ma è tornato, e quest'estate mi ricordo aveva proprio dichiarato: sono tornato perché Parma mi è rimasta nel cuore e voglio aiutarla a raggiungere traguardi importanti. Insomma, tutti sapevamo che c'era l'obiettivo della promozione, ma tu, Nani, sei tornato e sei stato protagonista. Tu praticamente avevi lasciato la squadra nel momento peggiore degli ultimi anni, con una brutta retrocessione, purtroppo. Sei stato quasi in esilio per 2 anni via da Parma, ma Parma l'hai mantenuta nel cuore, quest'anno l'hai dimostrato sul campo con le tue prestazioni, e hai guidato anche tu la squadra verso questo bellissimo e storico traguardo. Prima buonasera a tutti. Non voglio nessuna parola di quello che ho detto prima, già del primo giorno. Sempre avuto questa città, questo club, dal primo giorno che sono arrivato nel cuore, di avere l'opportunità di ritornare dove sono lasciato questo club, di riportare dove mi sono trovato, è una gioia, è una sfida particolare per me, e insieme al mio compagno sono riuscito a fare il meglio che questo club merita. Anche noi meritiamo, perché dalla forma che noi lavoriamo, e anche voi per il sostegno che avete dato tutto quest'anno. Grazie di tanto e sempre forza Parma. Sempre il coordinamento, 100 presenze, tonde anche per lui superate con la maglia del Parma e anche un po' di reti, perché sia Del Prato che Armani hanno anche l'attivo reti anche importanti con la maglia crociata, e speriamo che ce ne possano regalare ancora tantissime. Ecco qua, un altro centenario che salutiamo, questa sera è un giocatore che è stato per molti una rivelazione, quest'anno ci ha fatto vedere davvero bellissime cose, ma già anche nel finale della scorsa stagione, ma lui ha già conosciuto anche la Serie A con il Parma, purtroppo in un'annata negativa, e proprio l'altra sera ha detto che vuole ritornare, vuole riprovarci ancora con la maglia del Parma in Serie A. Io saluterei con un grandissimo applauso per il contributo che ha dato e anche per le giocate che ci ha fatto vedere Simon Somma. Riconoscimento del centro di coordinamento e di tutti i tifosi del Parma, che così ha attraversato anche momenti difficili, ma poi ha dimostrato il suo valore e alla fine è arrivato a questo traguardo importante, e anche lui insomma fa parte della storia del Parma. Complimenti Simon, e speriamo naturalmente che anche l'anno prossimo tu in Serie A con le tue giocate ci faccia divertire. Insomma, tu l'obiettivo ce l'hai, vero? Benissimo, ok, hai detto anche l'altra sera, quindi siamo convinti che ti rivedremo. Allora, dunque, andiamo avanti. Allora, è un po' più avanti, si perde foto, adesso. Per motivi tecnici rifacciamo le foto con Enrico Del Prato. Ok, perfetto. Sì. Siamo? Abbiamo fatto bene. Allora,
andiamo avanti adesso rapidamente, e c'è un quarto giocatore che non è un centenario, l'altro era Dennis Mann, che anche lui stasera non ha potuto essere qui con noi stasera, ma è davvero un altro grande protagonista, ma un giocatore che quest'anno ha trascinato assieme ai compagni e ha fatto il vice capitano, nel senso che tante volte è stato capitano in diverse occasioni quando non c'era Del Prato, e anche lui ormai è qua da tanto tempo e non ha tutte 100 presenze, ma c'è molto vicino. Jordan Osorio, ringraziamo per essere qui questa sera, ormai è un po' parmigiano anche lui, da tante stagioni qua, e anche lui insomma ha ritrovato la Serie A con la maglia del Parma e credo conquistato questa Serie A importante, e credo anche per te sia stata una grande, grande soddisfazione. Buonasera a tutti, poco da dire, sono molto felice di indossare questa maglietta, grazie a tutti per questo anno meraviglioso, continuiamo a lavorare per andare meglio con la squadra e con tutti i tifosi. Per le foto naturalmente devono essere fatte, e adesso chiamo qua, perché poi è una festa collettiva, per poi la foto finale, e poi ci sarà naturalmente, come in tutte le cene che si rispettano, anche la torta ovviamente, che non può mancare, ma tutto lo staff del Parma presente, non le chiamano per nome, anche se insomma ci sono alcuni che sono ormai degli abitui, ma tutti dovete venire qua, per spazio in giù tutti gli altri, dovete essere qua per questa serata. E poi vedo delle persone che mi pare tifino per il Parma, pare che siano consiglieri di un'associazione che si chiama Centro di Coordinamento. Giovani ragazzi e consiglieri, qua per la foto. Quindi tutti i consiglieri del centro qua, e il presidente chiama al porto i ragazzi. Ecco qua, prego, lascio posto perché la foto assieme. Ecco qua, presto, vediamo un po', vediamo se viene la foto dietro, poi la facciamo anche davanti se viene meglio, ma intanto vedo questa coppa che entra a far parte della bacheca del mio Magaccio, con tanti anni, prendo la coppa per il tuo Magaccio, e allora idealmente Angelo Manfredini dietro la coppa che è anche di tutto il pubblico e dei tifosi, assieme alla squadra, insieme ai tre centenari, Del Prato e Angelo Osorio, tutti lo staff del Parma Calcio e i consiglieri del centro di coordinamento del Parma Club. Vincere Gabi! Vogliamo vincere Gabi! 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 Ragazzi, il messaggio è chiaro, mi pare. La vittoria del derby, eccoci qua, tutti ancora hanno schieramento, vicini vicini, vicini sempre a volte, vicini vicini. Grazie a tutti, grazie. E ancora grazie davvero per tutta la stagione e anche per la presenza questa sera a questa cena di gala e di festa. Grazie.
Gonzaga. Bello è, poi giù di casa, se andare allo stadio, fai vedere il Parma. Grazie mille.